Buonasera ragazzi, bentornati sul canale. Di cosa andiamo a parlare oggi? Oggi andiamo a parlare del ricorso che è stato accolto da parte della federazione in appello, ok? Quindi la decisione presa dalla Corte Sportiva d'Appello Nazionale per la squadra di Inzaghi, che adesso il Pisa va a più 4 dalla seconda. Questo è quello che emerge, che è emerso adesso dalle giornata di oggi, quindi la sentenza è stata data oggi. Questo era, io pensavo ci volesse qualcosina di più, e invece detto fatto, vi vado a leggere direttamente dal sito della Lega. Quindi la prima sezione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale, presieduta da Umberto Maiello, ha accolto il reclamo del Pisa, applicando alla società AS, Associazione Calcio Cittadella, la sanzione della perdita della gara casalinga con il Pisa dello scorso 27 agosto con il punteggio di 0-3 a tavolino. Nel secondo tempo del match, valido per la terza giornata del campionato di Serie B, l'allenatore del Cittadella Edoardo Gorini aveva fatto entrare in campo il calciatore Jacopo Desogus, che non compariva nella distinta di gara. Questa è la decisione. Quindi adesso poi ancora i vari siti non hanno aggiornato la classifica, ma la classifica andrà aggiornata. Bene, questo per quanto riguarda le news di oggi, per quanto riguarda Pisa, per quanto riguarda la Coppa Italia, vabbè, abbiamo perso, ma alla fine importante è vincere poi in casa con Cesena nell'ambito della gara, no? Della gara di campionato. Bene. Detto questo, facciamo un refresh di quello che era successo a Cittadella. La distinta dei giocatori è stata presentata, voi lo sapete, va presentata prima dell'inizio della gara, mezz'ora, un'ora prima, al direttore di gara e alla squadra avversaria. Quindi di conto la stessa cosa fa sia la squadra di casa che la squadra ospite, ok? Quindi questo giocatore non figurava, ripeto, non figurava nella distinta di gioco, e quindi veniva da sé che anzi, quello che mi fa strano è che in prima, perché questa è la corte d'appello, no? Quindi in prima battuta era stato dato, diciamo, solo una sanzione di 10.000 euro al Cittadella, perché il giudice in prima battuta aveva ritenuto, giudice sportivo in prima battuta aveva ritenuto che il giocatore, siccome Desocus, siccome non era ininfluente secondo lui ai fini del risultato della gara, e quindi poteva tranquillamente giocare, entrare come voleva, eccetera eccetera, e quindi anche se non figurava nella distinta di gioco. Ma il regolamento del calcio parla chiaro, io non capisco cosa vuol dire ininfluente, anche perché se no a questo punto uno prende una qualsivoglia giocatore alla tribuna, gli si mette la casacca e lo si fa entrare in campo. Cioè, non esiste sulla faccia della terra. Cioè, una sentenza in primo grado, veramente, insomma, secondo me, opinabile sotto ogni punto di vista e sotto ogni aspetto. Bene, ha fatto quindi il Pisa a andare avanti e andare in appello. E infatti l'appello ha dato pienamente ragione al Pisa Sporting Club, quindi noi siamo 4 punti avanti dalla seconda. Bene, andiamo avanti così, continuiamo così. Oggi Inzaghi, piccola parentesi, ha fatto bene a far entrare chi, diciamo così, quelli che generalmente, i ragazzi che generalmente stanno in panchina, ha fatto bene a farli entrare, insomma, primo tempo un po' soporifero, e poi insomma ci si è trovato la rete nei primi minuti della ripresa, va bene così, diciamo. Questo è quanto per quanto riguarda la partita di oggi. Ma bene, secondo me è anche uno spreco di energia a questo punto del campionato. Io sono più, ma è un mio pensiero personale, sia chiaro, però io a questo punto quest'anno tenderei testa bassa e lavorare, e a questo punto cercherei di portarmi a casa risultati positivi per quanto riguarda il campionato. Questo a noi ci interessa, almeno questo secondo me è un parere mio personale, ripeto, poi uno giustamente anzi commentate e fatemi sapere quello che voi pensate, cioè se bisogna pensare al campionato oppure. Io credo che per quanto ci riguarda quest'anno
siamo lanciati veramente, veramente bene. Io ripeto, secondo me, testa al campionato, testa sulle spalle, guarda a terra, lavorare e lavorare. E io credo che i risultati a breve, o comunque i risultati a breve, insomma, i risultati verranno sicuramente a galla. Bene, io mi fermo qua per questo video, quindi noi siamo a più 4 dalla seconda. Se vi è piaciuto questo video, pollice su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!